Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ha avuto paura forse della decisione che ha preso per compiacere quest'ondata mediatica per cui bisogna parlare a tutti i costi, come stiamo facendo da 2 settimane, del patriarcato e di questi temi, senza concludere niente di serio, tra l'altro. Cioè, questo era un progetto che nasceva sull'onda dell'indignazione mediatica, tra l'altro con... Non è così, non è così Borgonovo. Il ministro sono mesi che sta lavorando a questo progetto, davvero, glielo dico allora, con... Mi scusi. Ma guardi, io non ho posto che non ho assolutamente niente contro di lei, trovo anche un po' sgradevole questa cosa che ogni volta bisogna chiamare in causa le minoranze, l'omofobia e quant'altro. Cioè, il punto non è il suo nome, e il punto è come è stata presentata questa cosa, tra l'altro con le figurine, mi permetta, perché sinceramente a me non stava bene neanche averci, allora mettiamo la suora e mettiamo quella del mondo delle famiglie, mancava il cinese, l'italiano, no? E quella roba lì. E tra l'altro con l'idea, mi scusi. Vabbè, però scusa Borgonovo, quella poteva essere l'idea di dire mettiamo... Dire. No, ti chiedo, quella poteva essere un'idea, non è una barzelletta il cinese, l'italiano, del tedesco? Purtroppo no. Io l'ho letta come l'idea di mettere insieme 3 figure, 3 donne... Sì. Con 3 storie diverse che appartengono a 3 mondi diversi. Benissimo. Cioè l'Italia e dovevano condividere la lotta, il contrasto alla violenza sulle donne, però Borgonovo, io lo so che lei delle cose che io non dico. Allora, a me sembra una cosa, mi è sembrata come l'hanno presentato, io vedo quello che è stato presentato malamente, mi sembra una cosa raffazzonata fatta per farsi pubblicità con questa storia della violenza, per dire ecco che diamo una risposta, da affidare agli insegnanti che già hanno gli stipendi bassi, hanno una montagna di cose da fare, figurati se si devono mettere pure fuori dal curriculum scolastico a fare queste cose, senza una formazione adeguata peraltro, perché per fare il formatore e il facilitatore... l'avrebbero, ma quanto ci vuoi? Ma in un mese fanno formazione, mi scusi. E poi, se permetta, il punto non è... il punto è quest'idea di andare, che questo problema della violenza di genere si risolva come sempre andando dentro le scuole a educare qualcuno, no? In quella maniera lì, secondo me è perlomeno discutibile, si potrebbe discuterne. Io credo che l'approccio serio che va tenuto da parte di una destra, che non che sia retrograda, bigotta, quant'altro, a me non interessa l'orientamento sessuale di chi va dentro la scuola, sinceramente, mi interessa l'idea sempre di dover rieducare qualcuno. Io credo che la scuola dovrebbe fare educazione, sicuramente facendo parlare i ragazzi, e apprezzo che Concia lo abbia detto, ma anche semplicemente favorendo l'educazione, mi perdoni, di risulta. Cioè uno impara l'educazione, impara a rapportarsi alle minoranze, anche apprendendo il rispetto semplicemente in classe. Tra l'altro, mi permetta, rispetto per le minoranze, che lei non ha proprio sempre avuto, perché quando c'era una minoranza rumorosa, come la definiva lei, no? Di non vaccinati, o quando c'è la minoranza rumorosa dei pro vita, non le tratta proprio benissimo. Le ricordo, prima ha detto... Ma uno che c'entrano i non vaccinati, sono andati in piazza. Borgonovo, scusa. C'entrano, perché se ci lamentiamo, scusa, se ci lamentiamo della violenza... Se ci lamentiamo della violenza imperante, no? No, non c'è da ridere, David. Ma no, ma che cosa c'entrano i non vaccinati? No, te lo spiego. Se ti interessa, te lo spiego. Ma mi interessa molto, Ho letto dei bei tweet di Anna Paola Concia che diceva che a questa minoranza rumorosa non andava dato spazio in televisione. Allora, io penso che il rispetto per l'altro e la diminuzione della violenza si facciano anche abbassando i toni nei confronti di chi la pensa differentemente. Cosa che viene rivendicata... Perché poi voglio sentire Geremica, però... Mi perdono, scusa, concludo. Le persone che sono andate in piazza per Giulia Cecchettina, la prima manifestazione, sono le stesse anche che hanno saltato la sede di Provita buttando dentro la bomba. Chiusa parentesi. Allora, dopo... Ma io...